L'abbiamo sciolto. È stato l'assessore regionale alla sanità della Basilicata, Rocco Leone, ad inaugurare nei giorni scorsi il nuovo impianto di osmosi per la dialisi e il nuovo punto prelievi del presidio ospedaliero distrettuale di Lauria. Il nuovo reparto di dialisi è dotato di 13 posti letto e di una impiantistica di ultimissima generazione. I lavori sono stati realizzati in 5 mesi. Abbiamo il dovere di servire le nostre comunità e soddisfare i bisogni di salute dei cittadini. Questa deve essere la nostra missione, ha detto Leone. E in questa direzione, ha aggiunto l'assessore, va il potenziamento della specialistica ambulatoriale avviata dall'azienda sanitaria. L'ASMA ha già cominciato a fare una serie di bandi per rafforzare la specialistica ambulatoriale, per far sì che anche i paesi dell'entroterra possano avere lo specialista nel proprio territorio. Perché gli ospedali si chiamano ospedali per acuti, cioè chi ha un episodio acuto. La patologia cosiddetta normale, se così si può dire, deve essere gestita dai territori. Se poi lo specialista ambulatoriale del territorio vede che la questione non è risolvibile sul territorio, si va in ospedale, ma in ospedale si deve andare in seconda battuta. Questo ci permetterà anche di decongestionare le liste d'attesa, perché se tutti per una visita cardiologica vanno in ospedale, la lista diventa interminabile. Se noi il cardiologo lo mettiamo nell'ambulatorio distrettuale, probabilmente non avremo l'ingorgo che si ha. Ecco.